Don't stop, make it loud. DJ gonna sweep this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tic-tac on the clock, but the party don't stop now. Don't stop, make it loud. DJ gonna sweep this up tonight. Ciao a tutti, bentornati a quest'altra nuova incredibile puntata. Oggi noi torneremo a vedere un altro videogioco per l'Atari Lynx. E vi dico una cosa, è un gioco grandioso che mostra di che pasta era fatta questa valida console portatile. Beh, buona visione! Sapete che vi ho già mostrato l'Atari Lynx e un suo videogame? Oggi noi torneremo a vedere un altro videogame rilasciato appunto su questa sottovalutata console portatile. Si tratta di un videogame sviluppato da Epix stessa, rilasciato nel 1990 sulla console portatile Atari. Si chiama Todd Adventures in Slime World. La storia è soltanto leggermente accennata. C'è un nostro protagonista che si chiama Todd che deve fermare dei mostri di fango e anche tutti viscidi e schifosi, ovviamente. In pratica è soltanto un piccolo pretesto per portare un bel gioco sull'Atari Lynx, ma vediamo invece più da vicino i suoi aspetti tecnici. Cominciamo per prima dalla grafica. Com'è la grafica di questo videogame? Bisogna dire che non è niente male, abbiamo ambientazioni che sono molto carismatiche e sono molto ben realizzate nel design, anche se ogni tanto le texture sono un po' troppo spoglie, a volte un po' troppo ripetitive, ma del resto non è che sono venute male. E anche per quanto riguarda i nostri personaggi, primari e secondari, sono venuti molto bene. Ognuno è realizzato con il proprio tocco di classe, sono carismatici al punto giusto e hanno anche delle movenze molto ben realizzate. E tutta questa grafica sull'Atari Lynx non rallenta per niente, anzi è anche molto fluido. Invece sul lato del sonoro abbiamo tanti effetti sonori che sfruttano abbastanza bene i chip audio della Atari Lynx, e invece per quanto riguarda le musiche di sottofondo sono pochi i temi musicali, che sono orecchiabili certo, ma a volte stonano un pochettino troppo con l'atmosfera un pochettino horror ma d'azione del gioco. Del resto possiamo anche chiudere un occhio su questo piccolo inconveniente. Sono dei temi musicali che vanno bene soprattutto per accompagnare l'azione. Invece, sul lato della giocabilità, che cos'è Todd's Adventures in Slime World? Beh,
Quello che vediamo è una sorta di platform con molti elementi di avventura. Il nostro scopo è partire all'inizio di un livello e arrivare alla fine del livello stesso, e dobbiamo trovare l'uscita accercando nelle aree sia in verticale che in orizzontale e cercare di sconfiggere il più possibile i mostri che troviamo davanti. Potrebbe forse sembrarvi un gioco ovvio, e in effetti, sotto certi aspetti vi potrebbe ricordare Metroid, o forse anche un pochettino Tomb Raider, anche se non era ancora uscito. Tomb Raider prenderà un pochino di spunto da questo bel videogame. E il nostro scopo, oltre a usare semplicemente la nostra solita arma, il cannone ad acqua, può anche prendere degli oggetti che girano intorno ai livelli, o anche dei potenziamenti per far migliorare le nostre abilità e anche e soprattutto far diventare più potente la nostra arma. Purtroppo, una cosa che può forse non piacere a tutti è la difficoltà, che era molto elevata, e per portare a termine l'avventura dovrete sudare tante di quelle camicie che non potete neanche immaginare. Abbiamo avversari che sono talmente bastardi e agguerriti che ci daranno molto filo da torcere. Forse, se facevano scendere un pochettino la difficoltà, forse questo gioco poteva diventare un piccolo classico che valeva la pena avere sull'Atari Lynx. Ma se non lo volete, per l'Atari Lynx c'è anche per Mega Drive e c'è anche per il PC Engine, che sono versioni leggermente superiori alla versione portatile per Lynx, ma del resto sono tutte e tre delle ottime conversioni. Quindi ve lo consiglio caldamente, è un gioco che saprà divertirvi, soprattutto se amate i giochi un po' ostici. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente. Ciao!